Politica estera del mio paese, la fattispecie articolo 11. Io, politica estera del mio paese, io gliel'avevo detto, che non era giusto andare in guerra, ma lui mi ha detto, ma sono già partito. Allora l'altro ha detto, vengo anch'io. Allora ha detto, io vengo, ma dopo. Il mio paese appoggia la guerra preventiva. Ragioniamo un attimo su questo termine. Cosa vuol dire guerra preventiva? Guerra preventiva vuol dire io ti faccio la guerra prima che tu possa farmi un attentato. Tutto questo ha fatto e farà ancor più nascere il terrorismo preventivo. Cosa vuol dire terrorismo preventivo? Terrorismo preventivo vuol dire, ah sì? Hai così? Tu mi fai la guerra prima che io, furbetta! Allora adesso io ti faccio un attentato diverso, prima che tu possa prevenirmi nel fare quello che devo farti dopo, ma che adesso non ti faccio più perché te ne faccio un altro prima! E tutto questo farà nascere la guerra suppositiva! E cosa vuol dire guerra suppositiva? Guerra suppositiva vuol dire, ma io, supponendo che tu volessi prevenire la mia guerra preventiva con un attentato preventivo, ti bombardo al cazzo mentre dormi. E tutto questo farà nascere il terrorismo suppostivo. Ma cos'è il terrorismo suppostivo? È un mistero il terrorismo suppostivo. Non si sa. Forse è che il terrorista si mette una supposta di anfetamina nel culo, resta sveglio tutta la notte, affitta a case di innocenti e muoiono loro che non c'entravano un cribbio. Incredibile, incredibile. È veramente incredibile. In tutti questi ragionamenti, in realtà, mi sta aiutando molto mio collega cabarettista, il ministro della difesa, l'onorevole Martino. Lui, in un pezzo di cabaret che ha fatto in una parata militare, lo cito testuale, tutte parole sue, non aggiungo niente di mio, ma non gli do neanche mezzo euro di SIAE. Lui ha detto: adesso io non ho doti da imitatore, non sono un grande imitatore. Faccio così, penso al vuoto e mi ci avvicino. Faccio sia lui che un signor Rossi ipotetico che lo ascolta, nel discorso, in quel pezzo di cabaret che ha fatto. Io non capisco quelli che parlano male della guerra preventiva. Di cosa dobbiamo parlare allora? Di guerra successiva? E poi via, dai, tutti sanno che prevenire è meglio che curare, eh? Allora, scusate. Se questo ragionamento mi viene dal ministro alle carie, questo ha un senso logico, deontotecnico, paramilitare. Ma se mi arriva dal mio ministro della difesa, ma un pensiero scorga spontaneo dal mio lobo frontale con la potenza di un rutto oceanico che sposterò per l'eternità il terzo occhio a sinistra. E il pensiero è, beh, uno di noi due è un idiota. Ma io non temo denunce, non temo querele, perché anche se dovessero denunciarmi per questa affermazione, che devo andare in tribunale, che tanto già ci devo andare per un'altra roba prima, e il giudice mi domandasse: signor Rossi, sì, è vero che quella sera a Napoli lei ha detto uno di noi due è un idiota? Sì, l'ho detto, signor giudice, sono io. Te, chiuso il processo! Perché noi comici in quest'epoca siamo utili, perché conosciamo l'arte del paradosso. Ed è ancora più paradossale l'epoca che viviamo, anche perché il potere ha ricopiato il linguaggio del comico. Perché quando il potere inventa un termine come guerra umanitaria, è una gag. Cosa vuol dire guerra umanitaria? Oh, scusate, scusate. Oh, sempre vivo. Oh, caro, oh, permesso. Dai, chiamate gli italiani che portano i panettoni. Dai, cosa vuol dire? Allora c'è il calcio in culo tonificante, c'è l'orgia moderata. L'orgia non può essere moderata, come la guerra non può essere umanitaria. Adesso non so quanti di voi sono stati in un'orgia, ma tanti da risate. Ma comunque, non mi risulta
che ci sia un arbitro in mezzo a un orgia. Non c'è un moderatore. Non c'è uno che sta e dice no, questo no, no. Dai, fai il giro, dai, ci sono anche gli altri, fai il giro, dai. No, dal lampadario, dai, sta attento, dai. Con la frusta, gli porti via un occhio. E tu con la fisarmonica, vai a divertirti con la fisarmonica. No, allora c'è il nazismo dal volto umano. Il nazismo dal volto umano, la democrazia obbligatoria, lo stupro affettivo. Per uscire dal paradosso, noi abbiamo in politica estera riguardo alla guerra un articolo che è molto semplice, l'articolo 11, che dice, testuale, l'Italia ripudia la guerra. Non dice, all'Italia non è simpaticissima la guerra, però è un tipo. Dice ripudia. Allora, io questo articolo lo cambierei, perché sono stanco di vedere anche dibattiti in televisione, chi è favorevole, c'è gente contraria, gente favorevole. Allora, tagliamo la testa al toro, riscriviamo la Costituzione in questo articolo. Articolo 11, la guerra, chi lo dice ci va. Chiuso. Finite le discussioni. Appena uno in un talk show dice no, io sono favorevole, abbi l'annullato, via! Perché se io ho spirito democratico, che diritto ho in democrazia di impedire a uno come Feltri di partire per il fronte? No! Io lo devo accompagnare alla tradotta! Io carico anche Ferrara sull'elicottero! Se mi aiutate o mi prestate una gru, no! E poi se si fa, chi la fa? Si fa da uomini. Perché basta, perché guardate che anche il militarismo è scaduto, si è mammolizzato, Perché agli inizi, io credo, la storia, agli inizi il capo del governo, il condottiero, stava davanti alle sue truppe. Alessandro Magno dove stava? Stava davanti come un uomo vero, un condottiero. Poi sempre più indietro, già Giulio Cesare in mezzo, dai, fate la tartaruga. Napoleone dove sta? Sulla collina. Mette male. Poi adesso va a Casa Bianca col telefono, fra un po' su Marte. Basta! Finché stiamo in Iraq, il capo del governo deve stare davanti alle sue truppe, se è un uomo, se no... Oh! Ve lo immaginate quel costume con cui è andato in tournée in Russia? Apicella, suona la carica! Al-Qaeda muore dal ridere! Bin Laden viene fuori dalla grotta! Ma che cazzo sta succedendo? Boom! Provato, finita! Eccola lì!